Benvenuti a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa bellissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia confetto. Per poterla realizzare ho utilizzato un nuovissimo filato della Mistrico Linea Universe, che è questo gomitolo da 50 grammi formato dal 70% di fibra naturale e 30% di lana merino. È un filato veramente sofficissimo e si lavora benissimo. Io ho utilizzato questo colore viola, ma ho anche altri colori a disposizione, tra cui questi tre che vi voglio mostrare e che sono il beige, il verde e l'azzurro. Vi consiglio anche, se volete fare qualcosa di più colorato, di poter unire diversi colori tra di loro. Potreste unire il beige con il viola o anche il beige con il verde o il beige col blu, questo se lo volete sfumato e quindi non volete usare un unico colore. Per quanto riguarda il quantitativo, vi dico già che per realizzare questa maglia io ho utilizzato 350 grammi lavorando con l'uncinetto sia del 4,5 che del 5. Ho lavorato quasi tutta la maglia con il 4,5, il 5 mi è servito solo per andare a fare le maniche più larghe e realizzare questa sorta di manica a campana che vedete ferma ai pollici, ma più che altro non perché abbia fatto un foro, ma soltanto perché ho fatto passare il pollice in questi fori creati appunto dal motivo che ho scelto. Quindi, come sempre, in descrizione vi lascerò il link al sito Filati Elsa, ossia al mio sito, dove potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori. Date un'occhiata anche all'Universe Color, ho due colori che sono sfumati e quindi potete fare la maglia in versione sfumata senza dover unire però due colori, ma lavorando già un gomitolo che è sfumato. Detto ciò, passiamo al parlare della lavorazione. È semplicissima, sono tre giri che vanno sempre ripetuti. Si parte dal basso, quindi si lavora in tondo e poi si arriva agli scalfi. A quel punto i giri non sono più tre, ma diventano sei e si lavora sempre in giri di andata e ritorno. Una volta arrivata all'altezza degli scalfi, all'altezza delle spalle, si vanno a cucire e poi si va a creare le maniche. Per poter creare le maniche io ho utilizzato lo stesso motivo della parte centrale della maglia, ma come vi ho detto, gli ultimi motivi sono andata a lavorarlo con l'uncinetto il numero 5 per creare questo effetto campana e poter in modo tale poi fermare la maglia passando attraverso quindi il foro della lavorazione il pollice in modo da tenere la manica bella ferma. Una volta fatto ciò, sono andata ad aumentare il collo, nel senso che ho fatto un giro intorno al collo per dargli questo effetto ancora un po' più alto, un po' merlettato, che richiamasse maggiormente la lavorazione con cui ho terminato appunto la manica della mia maglia. Vi posso assicurare che la maglia, sebbene forata, tiene veramente calda. Io sotto sto indossando un top, eppure non sento assolutamente freddo alle maniche, nonostante appunto sia una lavorazione forata. Questo perché il filato è veramente caldo, quindi se lo volete indossare anche nelle giornate più fredde con sotto un lubetto, vi posso assicurare che vi terrà al caldissimo. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando, mandatemi sempre le vostre foto o tramite Facebook nella mia pagina Uncinettando con Elsa o il gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, da cui voglio già darvi una piccola anticipazione, ma dal mese prossimo, quindi da gennaio, inizieremo a fare delle dirette nel quale vi proporrò delle lavorazioni e chi parteciperà a queste dirette avrà poi degli gadget, possiamo dire gadget, vabbè, devo ancora ben decidere, però avrà dei particolari sconti nel mio sito, quindi ci divertiremo un po' a creare anche queste cose, però questo partirà da gennaio, quando sarò un po' più libera da alcuni impegni. E un'altra cosa che vi volevo dire, farò anche presto, forse uscirà anche prima della realizzazione della maglia, un video nel quale vi presenterò e ve lo faccio vedere questi pacchettini regalo di Natale, dove all'interno troverete un gomitolo con un pompon per realizzare un cappello. Ho fatto diversi abbinamenti tra vari filati che possiedo e il pompon, quindi potete comprare per voi stesse e farvi un autoregalo, quindi questo gomitolo con il pompon, oppure potete acquistarlo sul sito e mandare però il pacchetto alla persona a cui volete regalarlo, perché sapete che lavora sia ai ferri che all'uncinetto e quindi volete mandargli questo regalo in modo che si possa fare da sola il proprio cappellino. Naturalmente adesso non sono ancora sul sito, li sto caricando, ma entro domenica sera, quindi questo video che uscirà comunque più in là, penso lunedì, quindi li troverete già sul sito. Comunque sto caricando appunto questi pacchetti natalizi dove appunto si possono creare i cappelli. Detto ciò, noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato della Mistrico Linea Universe. Allora, questa in realtà è la seconda volta che devo ricominciare da capo, quindi questa volta vi faccio un campione perché mi sono accorta che purtroppo la mia telecamera ha deciso che non mi doveva registrare la voce. Quindi vi dico già che lavorerò con un centro del 4,5 e che io nella maglia vera e propria ho montato 120 catenelle, che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi come sempre mi raccomando misuratevi o il seno o la circonferenza fianchi per capire quante catenelle dovete andare a mettere per raggiungere tale circonferenza, e io con 120 catenelle lavorando con un 104,5 riesco ad avere la larghezza di circa 80 centimetri, che è quella che mi serve. Quindi io direi comunque per una taglia M dovete andare a mettere almeno 2, 3, se non anche 4 motivi in più, per una taglia L 4, 5, se non addirittura 6 motivi in più. Detto ciò, andiamo a lavorare e facciamo il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta. 2 catenelle di base, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo. Quindi saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta, andiamo a fare una maglia bassa. Quindi dobbiamo continuare così per tutto il primo giro. Terminato il primo giro, vi farò vedere come andare a fare il secondo. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta sopra la maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 2 mezze maglie alte, quindi una e 2. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a realizzare 2 mezze maglie alte, quindi una e due. E si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Una, due, tre, quattro e 5. Una maglia alta sopra la maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 mezze maglie alte, una e 2. Archetto successivo e di nuovo 2 mezze maglie alte, una e 2. E ricominciamo da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta sopra la maglia alta. 2 mezze maglie alte dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle. 1, 2. 2 mezze maglie alte nell'archetto successivo. 1 e 2, e continuiamo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e iniziare poi il terzo.
Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime mezze maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a realizzare il nostro terzo giro e realizziamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo la terza maglia alta del gruppo di 5, quindi 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto le ultime 2 maglie alte del gruppo di 5, entro nella maglia alta, nell'ultima maglia alta, quella prima delle mezze maglie alte, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo e vado dove ho la prima delle mie maglie alte, quindi salto tutte le mezze maglie alte, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme e si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nella terza maglia alta del gruppo di 5, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto quindi le ultime 2 maglie alte del gruppo di 5, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto tutte le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme e si ricomincia da capo. 3 catenelle. Vado dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, quindi entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto le mezze maglie alte, vado dove ho la maglia alta, la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E di nuovo vado dove ho la terza del mio gruppo di 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto tutte le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta non chiusa la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro terzo giro. Continuiamolo insieme che tanto io ho quasi finito, quindi 3 catenelle, vado dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, vado sopra l'ultima maglia alta, quindi qui, e vado a fare una mezza maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa. Come vi ricorderete, noi abbiamo iniziato facendo 2 catenelle che equivalevano proprio alla nostra prima maglia alta non chiusa. Quindi entro dove ho le 2 catenelle, dove ho la seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima, ottenendo così 2 maglie alte chiuse insieme. E adesso si ricomincia dal primo giro. Abbiamo una base diversa, quindi ve la faccio rivedere e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Prendo il filo, rientro nella maglia bassa, dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo. Quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle. Rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo, quindi ho ripetuto dal primo giro. Questi sono i 3 giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Vi ricordo che io ho montato 120 catenelle, che lavorerò sempre con un 100 del 4,5. E vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto i motivi per 14 per le giri per 14 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi ho ripetuto per 14 volte i giri e poi sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori sono andata a contarmi, diciamo, il motivo. Vedete questo?
che va da qui a qui, è un motivo e io ne ho un totale di 15, quindi ne ho messi 7 dietro e 8 davanti, andando a mettere il marcatore dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Vedete, qui ho l'ultimo motivo, qui ho le due maglie alte chiuse insieme e sono andata a mettere il marcatore. E qui stessa cosa dove inizio il giro. Scusatemi, ho fatto le 3 catenelle per iniziare. Benissimo, adesso proseguiremo sempre con lo stesso punto, ma andremo a lavorare in giri di andata e ritorno e vi farò vedere quindi come andarli a fare. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. E ora lavoro normalmente il mio primo giro, quindi 2 catenelle. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, una e due, scusate, un mio capello, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle e faccio sempre il mio primo giro fino ad arrivare dove ho il secondo marcatore. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come poi iniziare a fare il secondo. Sto per terminare il secondo giro, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 mezze maglie alte, una e due. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro. E vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di alta di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado, salto le maglie, le mezze maglie basse, alte, scusate, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e adesso vado a lavorare normalmente il mio terzo giro. Quindi entro dove ho la terza delle mie 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado sull'ultima maglia alta, quella che si trova sopra la maglia alta del primo giro, quindi questa, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte. Continuo così per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare il quarto. Sto per terminare anche il mio terzo giro, vado, fatto le 3 catenelle, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado sopra l'ultima maglia alta saltando le mezze maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, rientro dentro la terza, sempre nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Scusate, non rientro, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e continuo come ho sempre lavorato, quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo la maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il quarto giro. Sto terminando il mio quarto giro, ho fatto le 2 catenelle. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta dove ho la maglia alta e poi vado a lavorare nell'archetto di 2 catenelle, 2 mezze maglie alte, una e due.
Vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 mezze maglie alte, una e due. E poi ricomincio normalmente una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto e 2 catenelle. Continuo quindi a lavorare normalmente tutto il quinto giro. Qui adesso andrò a fare 5 maglie alte, poi vi farò vedere come terminarlo e iniziare il sesto giro. Quindi continuo così per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto i 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Bene, così ho terminato anche il mio quinto giro. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il sesto e ultimo giro e poi si ricomincerà da capo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e vado a lavorare sopra l'ultima maglia alta, prima delle 2 mezze maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle e ricomincio. Vado dove ho la terza del gruppo di 5 delle maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e continuo così per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare dal primo. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza maglia alta del gruppo di 5 all'interno dell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte, quindi entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Bene, abbiamo terminato così le nostre 6 giri che ci servono per avere il nostro motivo. Adesso giro la lavorazione, vi faccio vedere come rifare il primo e poi continueremo a lavorare questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. E vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dalla maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Quindi questo è ricominciare il nostro primo giro. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi faremo la stessa cosa dietro. Mi raccomando, dietro dovete ricominciare dove avete il marcatore, quindi entrando sempre dove avete le 2 maglie alte chiuse insieme, sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. E poi andremo a fare le maniche. Con le maniche ritorneremo a lavorare in tondo lo stesso punto e andremo a fare delle maniche, presumo lunghe, non le farò 3/4 ma lunghe. Allora, alla fine ho ripetuto il motivo per 2 volte, stavo iniziando il terzo, ma mi sono fermata al secondo giro e poi sono andata a cucire, vedete qui, per un motivo intero, quindi dall'esterno fino a qui, all'interno ho cucito per un motivo intero, che sono circa 7 centimetri, scusatemi, 8 centimetri, stessa cosa da quest'altro lato. Quindi ripeto, ho ripetuto il motivo per un totale di 2 volte, ho riniziato il terzo, ma mi sono fermata al secondo giro. E vedete, è venuto questo scollo effetto onda che trovo veramente molto carino e particolare. E adesso possiamo andare a lavorare le maniche. Allora, adesso lavoreremo la manica, lavorerò sempre con un 3/4 e mezzo e lavoreremo di nuovo lo stesso punto in giri di tutto tondo e andiamo a lavorare in questa maniera. Parto dalla parte sotto del mio scalfo e vado a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado qui dove ho l'archetto, quello dove ho questo piccolo foro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado qui in questo foro, quindi salto le 2 maglie orizzontali, vado a fare la mia maglia alta. Le 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E di nuovo 2 catenelle,
salto 2 maglie alte orizzontali, vado nel forellino e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro, il motivo, contando quindi il nostro ventaglio, quindi la maglia alta, le 2 catenelle, la maglia alta, e poi naturalmente ricominceremo con il secondo giro, che non vi farò rivedere perché comunque è uguale a quando abbiamo fatto la lavorazione di sotto. Era solo per farvi capire comunque come fare la lavorazione qui con il primo giro e come terminare, iniziare giustamente poi il secondo. Sto terminando il giro, ho ripetuto il mio archetto, il mio ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta per 8 volte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso parto normalmente con il secondo giro, andando a fare quindi le mie 3 maglie, le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle. Di 2 catenelle, scusatemi, e poi di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta e le mezze maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E poi, finito questo, inizio il terzo giro, quindi uguale a come abbiamo fatto la maglia sotto. Io naturalmente continuerò qui così per tutta la lunghezza della manica. Voglio una manica lunga, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro, scusatemi, il motivo. Allora, ho ripetuto il motivo per 15 volte. Gli ultimi 5 motivi sono andata a cambiare l'uncinetto, lavorando con quello del 5 in modo da far venire la manica a campana. Stessa cosa quindi anche nell'altra manica. Ho lavorato per 15 motivi. Gli ultimi 5 sono andata a lavorare con l'uncinetto numero 5 per poter allargare la mia manica. Un'ultima cosa che ho fatto è stata riprendere la lavorazione anche sul collo. Aspettate che me la metto bene così vedete, perché lavorando sempre in tondo sono andata a fare un altro motivo in modo da avere il collo un po' più alto. Voi potete naturalmente non farlo o farlo anche di più. Si riprende naturalmente la lavorazione. Io ho ripreso dal secondo giro perché avevo fatto il, scusate, dal terzo giro perché mi ero fermata al secondo giro del motivo, però se voi avete invece fermato per arrivare alle spalle al terzo giro, al primo giro, continuate la lavorazione in modo appunto da poter aumentare il vostro collo. Io vi ripeto, sono andata a ripetere soltanto un motivo, quindi ho ripetuto 3 giri in modo da ritrovarmi di nuovo con l'effetto onda, e ho stato solo un tantino giusto per non avere il collo troppo largo, ma non volevo farlo invece alto, quindi mi va bene aver fatto solo questi 3 giri. Detto ciò, quindi la nostra maglia è terminata.